Mancano 471 giorni ad Expo 2015, la manifestazione che si terrà a Milano il prossimo anno e che rappresenta certamente un'opportunità importante per aiutare anche tutto il nostro paese ad uscire dal momento difficile che sta attualmente vivendo. Siamo per assistere alla conferenza di presentazione della partnership tra appunto Expo 2015 ed Eutelsat, l'azienda che si occuperà quindi di trasmettere le immagini più importanti della manifestazione in tutto il mondo, in modo tale da renderla ancora più globale e arrivare all'importantissimo e ambizioso obiettivo di 1 miliardo di visitatori, in modo tale da coinvolgere tutto il mondo a livello globale. Buongiorno e benvenuti, sono Raffaele Barberio e vi do il mio caloroso benvenuto a questa conferenza stampa di presentazione della partnership tra Expo 2015 ed Eutelsat. La numerosità della vostra partecipazione indica quanto stia crescendo l'attenzione pubblica nei confronti di Expo e, come dire, a fronte di questa manifestata sensibilità e partecipazione ci si chiede quanto la comunicazione giocherà a favore di Expo, e di questo parleremo oggi perché verrà presentata la partnership tra Expo 2015 ed Eutelsat, ovvero un matching tra due soggetti che hanno una loro naturale vocazione per la globalità. L'esposizione universale, per la loro natura, devono essere un momento di richiamo fisico di tanta gente, no? E parte del successo non è quello lo scopo fondamentale, ma parte del successo deriverà da quanti visitatori verranno, anche per l'economia del nostro paese. Però è chiaro che in un'epoca come questa, in cui la tecnologia e la comunicazione, e meglio ancora la tecnologia e la comunicazione assieme, stanno evolvendo in maniera significativa, bisogna far sì che poi il mondo, e anche chi fisicamente non verrà, potrà perlomeno ascoltare, potrà imparare, potrà in qualche forma partecipare. Da qua c'è un po' il nostro lavoro che deve indirizzare a far sì che, sia attraverso in generale il mondo dei media e questa dimostrazione della grande presenza di oggi e dell'interesse, fa capire quanto i media saranno importanti per noi, sia attraverso la rete, e da questo punto di vista come Expo stiamo lavorando per essere in grado, diciamo entro la fine del primo trimestre di quest'anno, di tra marzo-aprile massimo, di lanciare un nuovo grande sito web che ci permetterà un po' di sostanziare i nostri obiettivi. Ma poi anche, obiettivamente, arriviamo al punto odierno, la connettività
e la connettività satellitare in particolare svolgeranno un ruolo estremamente importante. Con le nuove tecnologie non sono importanti soltanto le immagini, ma sono importanti anche i contenuti, la possibilità di interagire con Expo. Ecco che noi mettiamo a disposizione la connettività, connettersi, vivere in diretta anche da lontano le esperienze di Milano. Ecco, è un nuovo modo di vedere un'esposizione universale. Gli obiettivi che voi avete raccontato anche per il numero di visitatori sono certamente alti e ambiziosi. Ha già in mente quali sono gli errori, magari anche traendo frutto dalle esperienze passate, che non dovranno essere ripetuti? Beh, noi nel passato non abbiamo vissuto le esperienze delle esposizioni universali, di conseguenza non posso dire quali sono le... Noi abbiamo visto in questo nuovo modo di comunicare, di globalizzare l'informazione, un'opportunità in Expo e abbiamo voluto dare la nostra impronta, la nostra capacità e metterla a disposizione. Quali possono essere le opportunità che Expo potrà dare per aiutare anche appunto il paese a uscire da questo momento difficile? Ma sicuramente è un'opportunità grandissima di lavoro, di ospitare un numero importante di visitatori, di conseguenza alimentare in qualche modo la catena del valore nell'ospitalità. E portare l'immagine di Italia nel mondo. Il fatto di fare un evento così importante e avere una visibilità nel mondo e farla bene sicuramente porta in alto l'immagine, la percezione di quello che è l'Italia. Quindi poi anche un altro aspetto che non dovrà essere trascurato sarà anche il post Expo, perché in modo tale da cercare di sfruttare al massimo quello che verrà fatto nei 6 mesi. Sicuramente il fatto che noi mettiamo a disposizione queste nostre tecnologie non è soltanto per Expo, ma è per dimostrare come il satellite è importante per risolvere alcuni problemi strutturali in Italia e non soltanto.